L'applicazione si chiama Book Creator. Allora, diciamo, sono partito da zero, non hai nessun libro in questa biblioteca. E qui non ho altri archivi, non ho niente. Voi create un account, entrate in Book Creator, entrate e scegliete insegnante, ovviamente, non studente. Se scegliete insegnante, avete la possibilità di creare fino a 40 libri, 40, e avete la possibilità di distribuire questi libri in alcune biblioteche. Quindi potete creare degli archivi che vengono chiamati biblioteca, lo vedete qua, biblioteca, e quindi se voi chiamate biblioteca, non lo so, di letteratura contemporanea, biblioteca di programmazione oggetti, eccetera, voi avrete le biblioteche con le vostre lezioni. Allora, nuovo libro, mi chiede il formato di questo libro, oppure mi chiede se voglio creare un libro a fumetti. Siccome il comics è più interessante e le procedure e gli strumenti che mette a disposizione sono gli stessi, scelgo un formato fumetto orizzontale, 4 terzi. Perché 4 terzi? Perché lo uso per fare una lezione, non per leggere una storia, e quindi mi piace avere una specie di sketch note a disposizione. Ho una tavola bianca che è la copertina. La copertina la lascio così, ci penso dopo. Vado avanti con la freccia e creo la mia prima pagina di contenuto. Qui ho due tasti, il tasto più e il tasto i. Il tasto i significa impostazioni, il tasto più è per aggiungere degli elementi. Quali elementi aggiungo? Premo il tasto più. Posso aggiungere dei pannelli. Quindi ecco che, diciamo, se voglio creare una sketch note così, io aggiungo 3 pannelli. Questi pannelli sono lucchettati, non li posso spostare o cambiare. Per cambiare le impostazioni dei pannelli, vado sul tasto I, impostazioni. Sblocco un pannello. Se sblocco un pannello, lo posso ridimensionare e regolare. Per esempio, faccio così. Faccio così perché... perché qui voglio inserire una cosa. Siccome voglio inserire una cosa qui, vado sul tasto più. Tasto più e ho 3 schede. Media, fumetti e forme. Cerco media. Perché media? Perché mi interessa, per esempio, inserire un testo. Eccolo qua, ho inserito un testo molto basico che posso eventualmente modificare in questo modo, che non vi sto a spiegare perché avete i colori, le solite cose. Però voglio cercare qualche cosa di più interessante di un testo semplice. Allora cosa faccio? Vado in fumetti. Vado in fumetti e cerco un testo che sia più carino, più stile fumetto. Eccolo qua. Scelgo title mi piace, vediamo cosa succede. Strutture di controllo. Ah, bello. Allora quello di prima lo cancello. Come faccio a cancellarlo? Beh, lo seleziono, tasto impostazioni, elimino. È molto semplice. Poi sposto questo oggetto, tasto impostazioni, riduco un po' il carattere in modo che stia lì dentro, mi interessa che stia qua, voglio che abbia uno sfondo, scelgo un colore ed ecco che ho creato qualcosa di interessante. Adesso vi spiego 2 trucchi. Il primo trucco è come lavorare con un'immagine dentro un pannello, sì, come si lavora dentro un pannello. Tasto più, media, inserisco, importa, facciamo così. Importo da Drive. Importo da Drive, vediamo cosa salta fuori. Allora, osservate, ho preso un'immagine, ma non è dentro un pannello. Perché questa immagine non è dentro un pannello? Non è dentro un pannello perché io l'ho selezionata dal tasto più e l'ho selezionata dalla sezione media. Tutto quello che io porto qua
sta fuori dai riquadri. Allora facciamo così, la metto da parte, va bene? La metto da parte qua così e voglio inserire un'immagine qui. Ah, ecco come faccio. Vedete, seleziono il pannello e seleziono l'immagine dal pannello. Ed ecco che a questo punto è dentro il riquadro. Poi, sempre all'interno del pannello che io sblocco, posso fare anche un'altra cosa. Posso disegnare. Scelgo uno strumento di disegno e vabbè, qui adesso con il mouse non so che cosa posso fare. Attenzione, tasto più, media, registra. Su qui in alto a destra c'è il pulsante comincia la registrazione. Pronti? 3, 2, 1. Ciao e benvenuti in Book Creator. E adesso scelgo usa la registrazione. Che cosa succede? Che lui crea questo pulsantino, guardate che bello questo pulsantino. Lo allargo questo pulsantino. Il trucco che io le volevo spiegare. Voglio far parlare questo personaggio. Se io metto il pulsante qui sopra, non vedo più il personaggio. Ah, che disastro! Non posso fare una cosa così. Io voglio che il lettore faccia clic sul personaggio e il personaggio parli. Giusto? Non vi sembra una buona idea? Beh, è semplice. Io seleziono l'oggetto e vado sempre a vedere nel menu impostazioni che cosa c'è. Wow! Mi dice invisibile quando si legge. Cioè, quando leggo il libro, l'utente non lo vede. Fantastico, faccio così. Attivo questo pulsante, lo rendo invisibile. Adesso facciamo un'anteprima. L'anteprima con il pulsante play. Faccio clic sul personaggio. Ciao! E benvenuti in Book Creator. Beh, non so se sentite, comunque sta parlando. Bene, allora vado avanti così a creare le pagine. E naturalmente mi manca la copertina. Vi faccio vedere una cosa che riguarda le pagine, che è questa. Io non seleziono niente su questa pagina, quindi faccio clic fuori dalla pagina. Non ho niente di selezionato. Con il tasto Impostazioni avrò le impostazioni della pagina, quindi posso scegliere degli elementi preimpostati, molto fumettistici, che possono caratterizzare la mia pagina. E ovviamente con la stessa identica procedura creerò la copertina. Poi inserirò un testo. Adesso ho scelto questo. E voilà, ho creato il mio ebook. Qui abbiamo la copertina e qui abbiamo il nostro lavoro, che potrebbe essere appunto una narrazione, un comics, uno sketch note, quello che volete. Come lo condividiamo? Attenzione perché. Diciamo, la condivisione non avviene come al solito con il tastino di condivisione posto qui, come per quasi tutte le applicazioni. Dobbiamo tornare nella sezione principale che si chiama I miei libri, qua in alto, i miei libri. Quindi ripeto, non trovate il tasto di condivisione all'interno dell'ambiente di modifica, ma lo trovate nello spazio I miei libri, cioè quello che conterrà tutti i vostri libri. Però in questo caso ce n'è uno solo. Si chiama Libro Nuovo. E qui e lo chiamerò Strutture di controllo. Qui Pian Alberto, giusto? Quindi ho il mio libro, gli ho dato un titolo. Che cosa devo fare? Beh, questo è il pulsante di condivisione, questo doppio binario. Andiamo sul doppio binario, che non è morto, ma è molto vivo. Ed ecco qua cosa facciamo. Clic e facciamo due cose. Pubblica online. Quindi lo pubblico, il mio libro è stato pubblicato
E qui ho copia il link per la condivisione pubblica negli appunti, lo copio. E questo link è quello che io vi ho dato sull'ebook delle strutture di controllo che avete visto prima. Però faccio anche un'altra cosa. Faccio clic sul condividi e scelgo anche l'opzione scarica come ebook. Fantastico. Lui lo mette qui. Guardate, strutture di controllo EPUB. E io ho il mio EPUB qua, strutture di controllo EPUB. Se ho un Mac, faccio doppio clic e lui aprirà questo libro con Libri, questa applicazione di Apple, che è l'applicazione di Apple per vedere tutti i libri. Infatti, ecco cosa succederà. Doppio clic ed ecco che funziona anche l'audio, funziona tutto. Bene, se non ho un computer Apple, ma ho un computer Windows, scarico un'applicazione che si chiama Adobe Digital Edition. E qui posso scaricare l'applicazione, ci sono le spiegazioni. E che cos'è Adobe Digital Edition? È l'altra applicazione per leggere gli ebook in formato standard, quindi EPUB, da qualsiasi dispositivo, Mac, PC, iPad, Android, eccetera, eccetera.